Giomborno ragazzi, giomborno, giomborno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi Salvatore Cazzato fa una domanda, spero si dica cazzato e non cazzato o cazzato, ma non vedo accenti e quindi dico cazzato. Innanzitutto lo ringrazio e lo saluto, grazie mille per la domanda. Se volete essere protagonisti anche voi di un prossimo video, vi basterà farmi una domanda qua sotto e io andrò a rispondere alla domanda ringraziandovi e salutandovi, scrivendo domanda in grande, due punti, e poi fate la vostra domanda interessante, io la sceglierò. Ovviamente ragazzi ne posso scegliere una ogni video, quindi non vi lamentate se non scelgo mai a voi. Se la domanda è interessante, prima o poi vi sceglierò. E la domanda che fa lui è possibile che almeno le partite delle competizioni importanti siano già scritte? Andiamo a capire se secondo me almeno è possibile. Prima di iniziare però vi invito ad iscrivervi al canale in questo momento, cliccate iscriviti, lasciate anche tantissimi mi piace, almeno 1000, se domani volete un altro SQL Fa Risponde in cui andrò ad analizzare un'altra vostra domanda. Detto questo, commentato ovviamente la domanda, ve l'ho già detto, quello che intende lui, sì, dai, è un tutto già deciso, nel senso è possibile che almeno, quindi dice, almeno quelle, le partite delle competizioni importanti siano già scritte? No, no, secondo me no. Allora, dobbiamo far chiarezza. In passato ci sono stati delle situazioni non proprio piacevoli e questo è sotto gli occhi di tutti. Poi che si voglia dire che Calciopoli ad esempio in Italia sia stato veritiero o falso, perché poi ovviamente alcuni lo chiamano Calciopoli, altri lo chiamano Farzopoli, a me personalmente nel 2022, 20 anni dopo, non mi interessa un cazzo. Sta passando anche un'ambulanza per appunto sottolineare il fatto che non me ne freghi nulla. Fatto sta che però c'è stato un qualcosa, così come probabilmente ci poteva essere stato qualcosa, poi l'Inter, la prescrizione eccetera, così come c'è stato qualcosa quando è stato punito il Milan, quando è stata punita la Lazio, c'è stato qualcosa quando ai tempi del Toto Nero, del calcio scommesse, in Grecia ci sono state partite che sono state architettate, è successo anche in Serie B. Perché? Perché ragazzi è normale che come in qualunque campo del mondo ci sia chi provi a barare, ma non parlo della Juve, del Milan, dell'Inter, di qualunque squadra al mondo, qualcuno in qualunque campionato avrà provato a barare. Quindi ci sono dei dati che attestano che in passato ci sono state delle irregolarità che poi puntualmente sono state punite al momento in cui si è scoperto il tutto. E quindi se tu vieni a chiedermi c'è mai stato un momento in cui era tutto già deciso, la mia risposta ovviamente è sì. Però che sia tutto già deciso almeno per le partite internazionali più importanti, la mia risposta è assolutamente no. Assolutamente no, perché? Innanzitutto perché io non potrei crederci. Io faccio questo nel calcio, cioè io nella vita faccio questo, io parlo di calcio. E io non parlerei di uno sport che vuole credere di essere tutto vero e poi non è vero. Non ce la farei, se venissi a scoprirlo dopo tutto questo tempo, sinceramente non ce la farei, anzi il calcio mi perderebbe enormemente di interesse, ma enormemente mi perderebbe di interesse, ok? E quindi io sinceramente non posso credere che ci sia qualcosa di già deciso nel mondo del calcio. Tra l'altro questo è un discorso che io faccio da diverso tempo ormai, quando mi si dice quello ruba, quell'altro ruba, quello che dico sempre io è: possiamo lamentarci tranquillamente degli errori arbitrali, ma parlare di chi ruba e di chi non ruba è una cosa che a mio modo di vedere è proprio fuori dal mondo, è proprio fuori dal mondo, è impensabile, ok? E sotto questo punto di vista mi viene incontro Fabio Caressa, il quale fa un'intervista molto lunga e molto bella. Che cazzo, pure il motorino, mo. Fa un'intervista molto lunga e molto bella a Muschio Selvaggio e dice appunto che il calcio non è deciso, perché appunto lui dice proprio quello che ho detto io sostanzialmente, niente di più niente di meno. Quindi la lunghezza di pensiero secondo me è quella, e sarebbe impossibile che non fosse quella lì, cioè sarebbe veramente impensabile. Fatto sta che è vero che delle volte il calcio sembra romanzato, cioè che intendo? Intendo che comunque se andiamo magari a scrivere la storia del calcio a penna, comunque molte cose le scriveremmo così. Cioè vi faccio un esempio: il fatto che il Liverpool si fa tanti anni di gavetta per poi tornare in alto, non vince da una vita la Premier, nemmeno la Champions, ma prima cioè è più semplice che vinca la Champions, allora vince la Champions tra l'altro facendo facendo un percorso strabiliante in finale contro un Tottenham, tra l'altro quell'anno proprio si era scritto tutto, perché poi il Tottenham aveva eliminato l'Ajax in rimonte, il Liverpool ha eliminato il Barcellona in
rimonta, doppia rimonta, finale Liverpool-Tottenham, derby inglese al Wanda Metropolitano, vince il Liverpool. L'anno dopo il Liverpool fa un campionato pazzesco, ma il Covid rischia di mandare gli addonati facili costumi il campionato, alla fine il Liverpool lo vince dopo una vita, oppure la lotta Klopp-Guardiola che si affronta in ogni dove, colpi di scena su colpi di scena, ok? Sì, indubbiamente sembra molto romanzato, ma perché questo è il bello del calcio, poi perché essendo innamorati di questo sport, diamo ad ogni accadimento il valore di un qualcosa di bellissimo, che poi magari forse esageriamo anche, perché andiamo a dire, ho visto che cosa è successo, magari non è successo niente di che, cioè anche il fatto che la finale di Champions sia Liverpool-Real Madrid, a pensarci a inizio anno, non è per niente una cosa tutt'altro che scontata, ci si poteva arrivare, però per come ci si è arrivati, per il percorso che fa il Real Madrid, per il fatto che elimini il Paris Saint-Germain, che elimini il Manchester City, come elimini il Manchester City, come elimini il Paris Saint-Germain, la partita dell'andata del Real Madrid, il Manchester City che fa un calcio spumeggiante, tutto quello che è successo ci fa pensare, oddio che bello, ma questo non vuol dire che c'è qualcosa di deciso, a mio modo di vedere, anche perché altrimenti non avrebbe senso. Uno sport spettacolo, ad esempio la WWE che io seguo, quello è uno sport programmato, quindi quello non è proprio uno sport, lo sport lo fa, l'attività sportiva la fanno sul ring, però ovviamente poi è già deciso quello che deve accadere, perché quella è una serie TV, il calcio non è una serie TV. Io ragazzi a tal proposito feci un video anni fa, ora non ricordo nemmeno mai se è uscito, secondo me sì, lo chiamai Se il calcio fosse una serie TV? Punto interrogativo, e praticamente andava a romanzare quello che succedeva, ok? Ed effettivamente aveva le stigmate di una serie TV, ma perché è proprio quello che è bello, ma anche perché, vi dico, se fosse programmato, se fosse veramente programmato, ad esempio, ma veramente farebbero vincere lo scudetto sempre a Milan, Inter e Juventus? Cioè, se fosse programmato, il Bayern Monaco vincerebbe ogni anno il campionato tedesco, ci sarebbero colpi di scena su colpi di scena. Immaginatevi chi segue il wrestling se ogni anno o se ogni settimana vincessero sempre gli stessi per 10 anni, per 20 anni, per 30 anni, la gente rischierebbe di perdere interesse. Questo nel calcio non succede perché? Non succede perché lì ci sono i tifosi, non ci sono i fan dello sport, della disciplina, ci sono i tifosi, cioè pochi che seguono il calcio amano veramente il calcio, molti amano la propria squadra, il calcio ma di riferimento alla propria squadra, quindi loro, diciamo che magari un buon 50% delle persone che guarderanno la finale di Champions, l'altro 50% non la guarderà perché la propria squadra non c'è, sono tifosi occasionali del calcio ma tutt'altro che occasionali della propria squadra. Ora, noi abbiamo gonfiato sta cosa degli errori arbitrali, però tutto sommato li gonfiamo noi. Cioè, quante volte avete sentito dire ma il Milan ha rubato l'ultima partita? Pensiamo ad esempio invece quando gli interisti dicono, quando i milanisti dicono che gliel'hanno rubato lo scudetto, no? Perché tutti dicono che gliel'hanno rubato. Il gol con lo Spezia, quello che poi è stato annullato, eccetera, quello sembra proprio una romanzata, no? Quindi tipo il Milan che deve vincere per forza, per prendere lo scudetto, eccetera, eccetera, segna, ma l'arbitro fischia un secondo prima, batte la punizione, errore, poi riparte lo Spezia, eccetera, alla fine lo Spezia fa il gol del 2-1, con quei 3 punti lo Spezia si salva, e il Milan invece perde la partita, da vincerla a perderla. Però, al di là di questo, quello lì, ragazzi, non è un errore, cioè, è un errore arbitrale, ma non può essere un errore voluto, cioè, un arbitro che prima che tira Messias fischia perché dà fallo, non può sapere che Messias segnerà da quella posizione impossibile, lui rovinerà la festa al Milan e poi lo Spezia farà gol. Cioè, è una cosa impensabile. Sicuramente ti penalizza, però è una cosa impensabile. C'è anche il discorso di dire che quello segna con la mano dell'Udinese, segna con la... era l'Udinese che segna con la mano, no? Ok, lì, anche lì, è un errore arbitrale perché? Perché il regolamento alla mano è un errore arbitrale. Però mettersi a pensare, appunto, che sia un errore architetto, per me no. Quindi, secondo me, è un discorso molto, molto fantasioso. Ma poi lo vediamo anche sulle partite sulle quali abbiamo una sorpresa. Cioè, se tutto fosse architettato, o comunque ci fosse qualcosa sotto, l'Italia sarebbe al mondiale, perché l'Italia sposta tanto. Se tipo devi portare qualcuno di caldo in Europa, porti gli italiani, porti anche ovviamente i francesi, i tedeschi, gli spagnoli, gli inglesi, ma porti gli italiani, non li lasci a casa gli italiani per farli perdere contro i macedoni. Poi voi direte, vabbè, ma Cristiano Ronaldo e il Portogallo sposta di più. Sì, ma allora se fosse tutto programmato mi avresti messo in un quartetto dove non c'era Cristiano Ronaldo e sarebbero andate al mondiale l'Italia e Cristiano Ronaldo, e invece l'Italia al mondiale non c'è. Un altro discorso, appunto, è appunto il Manchester United stesso, perché lo United arriva sesto e non va a fare la Champions, e l'anno prossimo forse Ronaldo non farà la Champions. Ronaldo che fa la Champions sposta, Ronaldo che fa l'Europa League sposta un po' meno,
Ok? Quindi tutte queste cose mi fanno pensare come il discorso che facciate sia molto, molto, molto fantasioso. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, io vi ringrazio per aver visto questo video, mi da lasciare tantissimi mi piace, buon shalom da Lene come sempre, ci vediamo al prossimo video.